classy. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo da Spirit Design Milano, perché è una pagina che ho trovato su Instagram, ho visto i lavori che facevano e ho detto che devo per forza portare la moto qua. Siamo qui con Gabri. Ciao a tutti, sono Gabriele, Gabri Panda su Instagram. Dal 2013 ci occupiamo di personalizzazione di auto, moto, veicoli. Mongolfiere no, perché se tagli col taglierino poi succede un casino. Facciamo qualsiasi cosa, dalla realizzazione del piccolo adesivo all'oscuramento dei vetri come nella macchina dietro, car wrapping di vario genere, grafiche e via discorrendo. E ci occuperemo della belva. Tra l'altro hanno un progetto fantastico che nemmeno immaginate. Io sono super contenta, verrà una tamarrata pazzesca, ragazzi, non vedo l'ora di farvela vedere. Andate assolutamente a seguirli su Instagram perché veramente meritano tantissimo e nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di quello che è uscito fuori. Ma io ho una domanda, ma il faro si può cambiare, si può mettere a LED? Non devo intervenire sulla centralina? Compri le lampadine su Amazon. Quando tipo la mattina non mi sento a mio agio, quando mi sento un po' concia metto il felpone, perché così almeno boh, mi sento come tu non mi vedi, non ti vedo. Siamo pronti per andare a mettere le grafiche alla moto? Dato adesso, caso vuole che non mi si accenda la moto, secondo me perché tipo non parte la batteria, arriveranno ad accendermela, non so, vediamo. Non mi era mai successo, prima volta, fa paura, prima volta. A few moments later. Se mo si accende sta stronza, mi metto a ridere. Quello che succede è esattamente questo. Niente. Bello. No, mi ha fatto venire un infarto. Prego, non mi passi che l'infarto non passi. No, dovrebbe passare, si spera. Sei fiducioso? Io mi fido di lui. Non della moto, perché della moto non mi fido più. Sono io che non mi fido di lui. Mi smantano la moto. Mi sa che mi smantano la moto. L'ammortizzatore su AliExpress è la cosa più brutta che tu possa fare nella tua vita. Ok, mentre i ragazzi di Street Design Milano finiscono di graficarmi la moto, ricordatevi di iscrivervi, perché il 90% di voi mi guarda i video e non si iscrive, quindi ragazzi iscrivetevi e tra poco vediamo il risultato della moto. Miau! La famosa pantera che fa miau! Non dovete guardare i video di Matilda su YouTube. Come no? No, bruciano il cervello. Perdi 3 neuroni ogni volta che guardi un video di Matilda su YouTube. La mia moto! Che figa che sta venendo, raga. Devastante. Scusami, io non ho capito questo cosa stai facendo. Questo è un attrezzo da decorazione. Praticamente quando non ti viene qualcosa o devi rifilare, tu prendi questo. No, ecco, e tagli così, ma proprio con violenza sopra. Ti è servato da qua. Fai così, a bella righetta. Io penso che questo sia bullismo, quello che stai facendo nei miei confronti. Allora, siamo in pausa cibo, dieta. Come sta venendo la moto? Male. Poi chi se ne frega, tu fai quella che va in palestra e poi ti mangi McDonald's. Scritto sono bionda bianca. O fucsia. No, bianca. Così ci sta, perché io ho anche gli adesivi Suzuki bianchi a casa. State lontani, la Matilda porta quando è in moto. Una volta messi quelli non li togli mai ma più. Mi sembra normale. Quel tono di parola. No, ma come si... No, come... non si può togliere. Non li togli più. Non è vero. No, non posso andare in giro. Non si possono più togliere. Fai prima a cambiare squadra o cambiare moto. Non no, so, non posso togliere. No. Devi vendere la moto a un interista. Io vi denuncio. Andiamo in causa domani. A me non sembra normale che io mi allontano 5 minuti e questi qua mi attaccano il logo dell'Inter sulla mia grafica. È bello il 17, però almeno quello. Io sono ghiombo. Aggiornamento ragazzi, ovviamente mi si è rotta la batteria, cosa è successo? Si è scaricata. Mi si è scaricata la batteria, quindi siamo andate a comprarne una che pesa non so quanto, quindi... Più di una moto. Più di una moto, più di una moto. Adesso l'andremo a mettere perché non potevo non restare a piedi. Nel frattempo mi stanno attaccando loghi dell'Inter ovunque. Io ricorrerò a provvedimenti legali. Tu invece è tipo lì sdraiato. Fantastico. Mettiamo la batteria come si della mette. Mufasa. E Yuasa, scusa. La batteria del Re Leone. Tac. È la prima volta che questa mi... Ah, così semplice era? Comunque è una cavolata. Basta staccare prima il meno e poi il più. E poi più meno. Sì. Meno più, più meno. No, no, sempre il meno prima. No, sempre il meno. Prima sempre il meno. Più o meno. Anche quando staccherai la batteria che la moto la lasci giù a riposare, sì, stacchi solo il meno. Se no devi comprare altri batteria. Bravo.
Faccio finta di andare in palestra, ma sono bionda. Sì, a parte questa quella che mi hanno appiccicato i due ragazzi. No, no, è inutile. Non sono niente nei commenti che è la cosa più bella mai vista. No, raga, veramente assurda. Cioè, in realtà vorrei dire che non è bella perché l'avete fatta voi. Però è veramente assurda. Allora, la moto è ufficialmente finita. Ci avete lavorato quante ore? Sei. Sti cazzi. 6 ore. La facciamo vedere? No, non la facciamo vedere. No. La teniamo nascosta. La vita. Siete soddisfatti? Assolutamente. Sì, Matilde è uno stress, cioè stare tutto il giorno insieme, sopportare, aspetta, questo, sopportare le tue pose in cui fai vedere quanti addominali hai. Tu sei soddisfatto? Assolutamente sì. Qui c'è una carina luce. Una carina luce. Ma guarda, ma che poi è bellissimo perché c'ha riflessi viola, blu. Ah, non ho fatto vedere il dettaglio. Dai, l'unica cosa che... Ed è ancora da finire, mancano ancora dei dettaglini. Figa, eh? Minchia, che malata. Io sono gasitissima, se mi piace la sola faccio anche io così. Ta-da! No, oh vabbè! Non ha a che fare. Ma che zarrata allucinante. Vero? Ecco, io me la immaginavo così, capito? Tutto tipo... Col faro tutto... Bello col blu. Figo, no? Sì, bello, io me la immaginavo tipo... Sì, però la targa la devi cambiare. Sì. Perché quel robo lì non si può proprio cazzo vedere. Non apriteli, eh. Tutto questa cosa mi sta distruggendo. Allora, cioè, dov'è? Io vado oltre. Dove devi dirmi guidare senza guardare? Mi abbiamo visto. Posso guardare? Vai. Che coatta! Che coatta! Ma è giusto, bravo! Giusto, anche sul casco. No, il casco mi ha ucciso. L'ho fatto fare anche per te, me lo fanno breve, certo. No, amore. Ma bello! Ma che bello, questo! Il faro che è tutto. Figata! Perché 17? È il mio numero fortunato. Ah, okay. Bravo, è un numero primo, mi piace. Questa è la cosa mia preferita. Certo. Cioè, per colpa tua, l'ho messo mai... perché avevo paura che mi fermassero appena ma fatte le grafiche. Non le... conosco. Di solito serve per essere omologato. Ma qui? È figo, né? È troppo bella. Cioè, guarda che per colpa tua, io adesso ho già praticamente preso appuntamento per cambiare lo scarico. Adoro! Bella, brava. Bella, sono contenta. Grazie.